L'Associazione della Passione di Cristo di Sezze e il Comune di Sezze, in collaborazione con la Regione Lazio, presentano la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo di Sezze, edizione 2022. Un grande evento in diretta televisiva nazionale, venerdì santo 15 aprile dalle ore 21 sul digitale canale 162. Lazio TV canale 12, Sky 5 Sat canali 882 e 892. Arte, cultura, tradizione. Sezze, città della passione. Buonasera. Buonasera, un cordiale saluto da Sezze. Come sentite, siamo anche in presa diretta qui sulla piazza di Porta Pascibella, in diretta da questa cittadina che dopo 3 anni, dopo 2 edizioni mancate a causa dei ben noti fatti ovviamente legati alla pandemia, torna, riporta per le vie del centro la storica tradizione della Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo. È davvero un evento eccezionale, direi di ancora più straordinarietà degli anni precedenti, proprio perché con grandi sforzi, con grande impegno, l'Associazione della Passione di Cristo di Sezze ha voluto, insieme alle tante istituzioni, ai tanti volontari che poi andremo insieme a ringraziare, ridare alla città di Sezze e non solo, direi all'intera nazione, questa storica tradizione che si svolge in maniera processionale lungo le vie di questo paese ormai da tantissimi anni, con radici che si perdono davvero a partire dal 600. E allora io do il saluto a tutti gli amici telespettatori che stanno seguendo in diretta su tanti canali locali, regionali e non solo, anche agli amici che ci seguono via satellite anche dall'estero, e a tutti coloro che ovviamente andranno a rivedere, a seguire le repliche di questa trasmissione, di questa visione della Passione di Cristo di Sezze. Per questo viaggio serale dentro questa rappresentazione, io ho chiamato con me due amici particolari che ho invitato, hanno accettato il nostro invito, l'invito di Sezze ad essere presenti qui in piazza a seguire i quadri della rappresentazione e commentarli insieme a me, e sono alla mia destra il professor Claudio Bernardi. Professore, buonasera. Grazie per essere qui con noi. Claudio Bernardi è docente di storia del teatro, in particolare antropologia del teatro all'Università Cattolica di Milano, ma io mi piace sottolineare che è uno dei maggiori esperti italiani e non solo di drammaturgia sacra, e quindi è davvero con grande piacere ed è un onore per me e per noi averlo qui e insieme a lui seguire, andare un po' a capire che cosa rappresenta questo evento anche all'interno della tradizione della storia italiana. Alla mia sinistra, con altrettanto piacere, c'è una ospite, un'amica anche lei, una persona, un'artista mi piace definirla, perché Valeria Altobelli, buonasera Valeria, è veramente un'artista poliedrica, l'avrete sicuramente vista in tante attività sulle reti nazionali Rai, Mediaset e non solo, ha fatto anche degli eventi, anche presentandoli, ma soprattutto in veste artistica di carattere internazionale. E quindi è davvero con piacere che abbiamo voluto, e Valeria ha accettato di essere qui presente a seguire con noi, a commentare questa rappresentazione. Ciao Valeria, grazie. Grazie veramente. Grazie a tutti coloro che rendono speciale questa rappresentazione. Bene, allora insieme ai nostri due amici noi andremo a commentare tra poco le 38 scene della rappresentazione della Passione di Cristo, che nel frattempo, come tradizione, ha già iniziato il suo percorso dal centro della cittadina qui in provincia di Latina, nel Lazio appunto, e inizia con la sfilata delle confraternite, delle storie confraterniche religiose del paese. Poi avremo via via le autorità, le statue del Cristo morto e della Madonna, e poi avremo le scene tradizionali della rappresentazione che andremo a vedere insieme comunque
tra qualche minuto qui proprio in diretta da Piazza Porta Pascibella da Sezze. Volevo però intanto chiamare in causa i miei due ospiti, iniziando dal professor Bernardi, che appunto non è la prima volta, professore, che ci diamo del tu, posso, no? Assolutamente, anche per il rapporto che ci lega da qualche anno. Dicevo, professore, non è la prima volta che tu vedi e se mi permetti apprezzi questa rappresentazione. E quindi ecco, ti lascio la parola un po' per inquadrare da un punto di vista storico anche questo evento e quindi per descriverci meglio cosa andremo a vedere questa sera. Innanzitutto ti ringrazio per l'invito, non vedevo l'ora di venire a vedere questa famosa passione del Venerdì Santo, soprattutto per un motivo, perché costituisce di tutte le rappresentazioni e processioni che vengono fatti veramente un unicum, cioè nessuna delle rappresentazioni che si fanno in Italia ma anche all'estero ha le caratteristiche che andremo a vedere. È una specie di compendio, avendo studiato tutto il dramma sacro dal Medioevo fino ad oggi, è proprio un compendio delle diverse modalità di rappresentazione della passione che sono state fatte durante i secoli. E quando abbiamo la possibilità di vederlo, come dire, in un'ora e mezza tutto quanto. La seconda però cosa che mi ha stupito, venendo, per quanto questa edizione sia ridotta, certo, è il lavoro sotterraneo che esiste, quindi che fa capire perché si fa la passione. Non è tanto la rappresentazione che conta, che potrebbero farlo benissimo dei professionisti, 100 volte meglio, ma è la partecipazione della comunità. Certo. E quindi è la costruzione della comunità. E qui, girando per le strade, vedendo il tipo di partecipazione, come ci tengono tutti quanti, come vogliono, saranno molto arrabbiati, penso, le 500 persone che stasera non hanno potuto, poveretti, dire la loro e fare, anche se saranno presenti. Certo, perché volevo ricordare, fatto bene Claudio a citarlo, perché per motivi ovviamente organizzativi legati alla necessità di garantire comunque il distanziamento e le norme di sicurezza, gli attori della Sacra Rappresentazione, che normalmente si aggirano intorno alle 800 unità, sono state ridotte almeno e soltanto per questa edizione 2022 a circa poco più di 200, insomma, mantenendo immutato, professore, il numero di quadri, la serie dei quadri che, ricordiamolo, investe il Vecchio e anche il Nuovo Testamento, e questa è un'altra particolarità di questa rappresentazione, ma ci torneremo insieme. E quindi è vero che nonostante questo comunque avremo sicuramente la possibilità di assistere ad una rappresentazione completa da un punto di vista dei quadri e di quello che è la tradizione di questa passione qui di Sezze. Valeria, l'ho citato già in parte il professor Bernardi. Penso che anche tu te ne sia sicuramente accorta, e per questo abbiamo fatto insieme un ampio giro per il paese prima di assistere insieme alla rappresentazione. Ecco, c'è qualcosa che ti ha colpito in particolare di quello che abbiamo visto in ambito di preparazione di questa rappresentazione? Beh, emotivamente sicuramente il discorso è ampio, come diceva il professore e come giustamente dici tu, anche da cittadino di questa splendida città. Scusate la ripetizione, c'è molto sentire comune, ci sono persone che, come ha detto il professore, fanno comunità all'interno di questa sacra rappresentazione, di questa passione vivente, chiamiamola insomma come vogliamo, perché è veramente un qualcosa che va a corroborare tutto un discorso che è molto molto ampio. Ripeto, io, ne parlavamo prima, vengo da una terra, da Sora, che è una terra molto ricca di tradizioni in sé, come tutta la nostra sociaria, tutto l'agro pontino, forse no, perché magari è forse di tradizione un po' più giovane, però Sezze insomma ha la sua
grande tradizione, e questa rappresentazione lo dimostra. Per cui, ripeto, anche a Sora noi abbiamo delle passioni viventi, diciamo dei quadri viventi recitati, che però non hanno questo fil rouge, questa modalità di svolgimento, per cui la peculiarità di vedere scene dell'Antico Testamento, scene del Nuovo, veramente dove non vedo l'ora di introiettarmi, l'ora di, diciamo così, pormi, è un qualcosa di straordinario. Prima passeggiavamo per le strade di questa meravigliosa e ridente, di questo meraviglioso e ridente luogo, che veramente rappresenta un gioiellino all'interno del nostro centro Lazio, e vedere tutte le persone nei costumi storici molto curati, molto attenti, e vedere anche più personaggi, o meglio più persone rappresentare gli stessi personaggi, sicuramente si pone in un in una fase proprio di osservatore. Infatti ho detto voglio scientemente non rovinarmi la sorpresa, perché non vedrò appunto l'ora che tutta questa meraviglia si manifesti davanti ai nostri occhi. Certo. Proprio dal punto di vista di spettatrice in primis, non vedo l'ora di gustarmela. E ti chiameremo in causa anche su questi aspetti, naturalmente. Grazie. Per cogliere anche la parte emotiva di coloro che assistono a questa rappresentazione. Intanto alla nostra destra sicuramente poi saranno le telecamere ad inquadrare il percorso processionale, si va affollando di tantissime persone. Io ricordo che la processione coprirà un percorso di poco più di un chilometro, appunto con 38 scene, e è chiaro che essendo una rappresentazione di carattere processionale, gli attori, quindi i vari quadri, andranno a rappresentare le varie scene almeno ogni 30-50 metri, e quindi il pubblico, Claudio, è separato un po' lungo tutto il percorso. Parliamo di migliaia di spettatori, e a tal proposito io devo veramente sottolineare il grande lavoro che l'associazione ha fatto in queste settimane, in questi mesi direi, perché il presidente Elio Magagnoli con tutto il direttivo dell'associazione ha svolto un lavoro di preparazione da un punto di vista anche di sicurezza, e quindi da questo punto di vista vanno elogiati sicuramente i rappresentanti dell'associazione per appunto il lavoro svolto non soltanto con l'amministrazione comunale di Sezze, ma anche e soprattutto con le altre istituzioni, in particolare con la prefettura di Latina, e qui il ringraziamento va al prefetto Maurizio Falco, ma anche a tutte le forze dell'ordine, il comando provinciale dei carabinieri, il comando provinciale della Guardia di Finanza, e anche e soprattutto la questura di Latina con il questore Michele Spina. Ecco, è stato un lavoro veramente di grande coordinamento per garantire la sicurezza del percorso processionale, il distanziamento anche delle persone, degli spettatori, quindi la possibilità di tornare finalmente dal vivo ad assistere ad uno spettacolo di questo genere con migliaia di persone lungo il percorso del centro storico della città di Sezze. Quindi davvero grazie, così come il ringraziamento va alla Polizia Municipale, ai gruppi di protezione civile che insieme a quello della città di Sezze stanno garantendo che tutto si possa svolgere per il meglio durante tutto il percorso processionale. Poi via via avrò altri ringraziamenti da fare alle tante diverse persone che hanno aiutato e sostenuto l'organizzazione di questo evento nel corso di settimane veramente di intenso lavoro, che ci hanno portato finalmente, direi, a questa serata. E allora torno per un attimo al professor Bernardi. Ecco Claudio, dicevamo prima che però questo evento non si consuma nei 38 quadri, nella rappresentazione delle scene che Filiberto Gigli nel 1933, riprendendo poi San Carlo da Sezze, ma una lunga tradizione, mise in scena a partire da quegli anni. Ma c'è per esempio tutta una storia che è legata per esempio alle confraternite, e che testimonia di un grande fervore religioso e di impegno comunitario che tu citavi proprio all'inizio del tuo intervento. Guarda, prima vorrei dare quattro fili proprio drammaturgici, e poi far capire
questa lunga storia, perché poi la vediamo. Quindi se io guardo il Medioevo, noi abbiamo tre tipi di manifestazioni, di rappresentazioni durante il Venerdì Santo. Ricordiamoci che oggi, stasera, in questo momento come c'è qua, sono ben 3.000 su 8.000 comuni che ci sono in Italia dove avvengono queste manifestazioni, quindi non funzioni religiose ma manifestazioni di laici, certo, che fanno la passione, e poi vedremo perché e per come. Questa storia che è diventata fondamentale, detta in maniera molto semplice ma molto complessa, qui in questa storia, nella storia della passione, c'è, come dire, lo scandalo maggiore che riguarda l'umanità, cioè la violenza. Qui viene preso un uomo, indipendentemente dalla fede, quindi viene preso un uomo che non ha fatto niente di male, anzi ha beneficato le persone, e non si sa come viene flagellato, deriso, condannato a morte, messo come ultimo, come schiavo. Quindi, come dire, quello che si dice, un povero Cristo. Allora, nell'immagine di Cristo è chiaro che c'è tutta l'umanità sofferente, c'è l'umanità, e la condizione umana è compresa quella della morte. Certo. E quindi questa era la realtà dura. Da una parte, no, il problema vero è che non è che questa qua sia una morte, diciamo, naturale, quella che viene rappresentata, ma è una morte inflitta da altri uomini. Certo. Questo è lo scandalo, questo è una cosa che vediamo ancora oggi, perché muoiono bambini innocenti, eccetera, che non hanno fatto niente di male, insomma. E come si esce, insomma, poi lui viene condannato, quindi come Rex, in cima c'ha Rex e Iudeorum, questa storia del re, quindi del capo, quindi come deve essere il governo del mondo, perché non si faccia del male, non faccia del male, è il vero punto, come ci può essere un'umanità concorde e unita. Innanzitutto, quindi, la rappresentazione della passione è la rappresentazione dello scandalo, della sofferenza, della morte, della violenza inflitta da altri a degli innocenti. La seconda conseguenza, quindi, da cui nascono le confraternite, è il male che facciamo agli altri esce per caso, è involontario, oppure è consapevole, voluto, a che cosa dovuto, e come si fa a tenerlo perlomeno a bada. E quindi la storia della passione, che poi viene anche raccontata nell'episodio che qua non si vedrà, quando viene catturato nell'orto, i discepoli di Gesù, compreso Pietro, hanno la spada, perché loro sono, da bravi ebrei, convinti che il Messia che verrà sarà un re politico, cioè sarà uno che conquisterà tutto il mondo e tutti diventeranno, come dire, ebrei, perché Dio ha promesso così l'estensione. Ma lui dice: io sono un altro tipo di re. E qui purtroppo manca la scena della Domenica delle Palme che voi facevate, perché lui entra non su un cavallo ma su un'asina, per dire che il vero capo del mondo è di tutt'altro tipo di quello che possiamo, cioè non ha la potenza. Infatti, quando gli chiedono le varie persone: ma io, essendo il figlio di Dio, cosa mi costa portare 10 legioni di angeli e sterminare tutti quanti? Ma così farei quello che fate, che fate tutti. Violenza genera violenza, competizione, certo, rivalità, e una comunità si autodistrugge. Perché, a proposito di violenza, la cosa più scandalosa che esiste è quella che non è che ci facciamo male con dei lontani, cioè che i nostri amici sono lontani, che i nostri problemi principali ce li abbiamo all'interno, cioè è come dire, la guerra civile vale per le famiglie e vale per le persone.
cioè ci facciamo la guerra e ci distruggiamo noi all'interno. Questa è una cosa che non si riesce a capire, perché tra fratelli, tra, quindi Caino e Abele, si litiga, ci si uccide, si combatte per le varietà, eccetera. Quindi quello che succede in realtà al mondo, Ucraina, Israele, Palestina, eccetera, succede ogni volta nelle piccole case, ci distruggiamo, ci facciamo del male, ma proprio ad oltranza, cose che gli animali non fanno, eccetera. Appunto, questo, come dire, eros, come si chiama, questo amore della distruzione, che quindi significa che noi abbiamo una cosa molto forte, che è l'eros, la cosa che ci porta a distruggerci. E a suo proposito dico, attenzione, perché è proprio il modo, e il suo modo è: io non mi contrappongo a te, quindi se tu mi processi, lui è l'agnello che si immola. Quindi completamente fallimentare, diciamo, e da quel momento però tutti quanti capiscono che è un altro tipo di governo. Detto in maniera molto 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 semplice, sì, è che lui fa il passaggio dall'amore carnale all'amore spirituale. Cioè, e quindi dice: io non sono, se io sono tuo fratello, sono tuo amico, cioè soprattutto fratello, padre, madre, non lo sono per la carne, ma sono perché ti amo, quindi cioè perché veramente sono tuo padre. Mentre invece il padre secondo la carne o la madre secondo la carne dice: io sono tua madre, come ti faccio? Ti distruggo, cioè io sono il proprietario. Invece se tu mi ami, se tu sei veramente mio padre, se tu veramente mia madre, mi devi amare per quello che io sarò. E come si dice, devo fare la volontà del padre, no? Certo. Quindi non devo fare la volontà della madre. Poi, se o il padre o la madre li dicono tra di loro, è un altro tipo di discorso. Ma è per dire che la proposta che fa nel costituire la famiglia, la società, il principio, è la morte dell'uomo vecchio, a questo punto dell'uomo violento, dell'uomo rivale, dell'uomo proprietario, dell'uomo carnale, certo. E non che tu continui a essere padre carnale, però ridiventi secondo il battesimo, cioè diventi veramente padre perché ami tuo figlio, cioè hai lo spirito di Cristo. E quindi la scena, come dire, violenta, in realtà tutta la rappresentazione che portava le persone intorno, dicono: ma insomma, quest'uomo sapeva che doveva morire, l'ha fatto apposta, e lui l'ha fatto per amore degli uomini, dicendo: come è questa la via, cioè certo, come io ho dato tutto per amor vostro, così fate anche voi. E questo, come dire, nel momento in cui arrivano le confraternite e che fanno la conclusione di questo, era: ok, avete fatto la rappresentazione, avete visto il mio esempio, adesso fate anche voi quello che ho fatto io, cioè fate del bene agli altri, amate gli altri, certo, a casa tua, eccetera. Ed è lo sconvolgimento, un messaggio d'amore sconvolgente che ha rivoluzionato ovviamente la storia dell'uomo, dell'umanità. Bene, mentre stanno per entrare in piazza qui i primissimi passi della nostra rappresentazione aperta dalle confraternite, io poi chiamerò nuovamente in causa chiaramente Valeria. Devo fare ancora dei ringraziamenti. Ricordo intanto che questo evento è patrocinato dal Senato della Repubblica e dalla Presidenza dei Ministri, e anche il sostegno, la collaborazione della Regione Lazio. L'evento è inoltre organizzato dall'Associazione Passione di Cristo e dal Comune di Sezze. A questo proposito un grande saluto al sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, che ci segue e quindi non è presente in piazza per motivi, diciamo, di salute, ma noi lo abbracciamo, lo ringraziamo veramente, insieme a lui l'intera amministrazione comunale di Sezze. E poi ancora, ripeto, altri ringraziamenti, ma li faremo tra poco. Allora, andremo tra poco a commentare insieme le primissime scene
caro professore, io solo una battuta con Valeria. Partecipano alla rappresentazione anche tanti attori, diciamo così, famosi, amici della rappresentazione. Ne cito soltanto due che Valeria ha incontrato: Edoardo Sirao e Franco Pini. Come ti sono sembrati, Valeria, prima di entrare in scena, diciamo? Ma guarda, io voglio dire soltanto che non è l'ubi, ma è il quid. Cioè, qui si sta facendo, diceva il professore, che mi ha quasi commossa, perché ha parlato veramente di un'eziologia importante, di un aition, di una causa salvifica, cioè il motivo, la motivazione per cui Cristo arriva a spaccare la storia, per cui mi ha veramente presa e commossa, e l'ho presa proprio come un Alexio anche nei miei confronti. E sì, dicevo, qui c'è eccellenza, ma lo si vede da come si cura ogni minimo dettaglio, lo si vede, ecco, adesso c'è l'incedere quasi nella piazza del primo gruppo delle confraternite, esatto, quindi degli incappucciati, per cui ogni minuzia di particolari nei costumi, nella disposizione, ma la sacralità, la serietà e il focus con cui questi attori, diceva giustamente il professore, non professionisti, insieme a dei professionisti che hai appena nominato, vanno a rappresentare questo quid, che dicevo è un qualcosa di ultraterreno, perché qui non parliamo soltanto di una semplice espletazione di talento, di una semplice messa in opera o messa in scena, cioè qui parliamo veramente di un percorso personale. Il professore diceva bene, c'è tutta una semiotica, una importanza delle rappresentazioni sacre, ma perché? Perché diventano per noi una sorta di viatico, c'è cioè una sorta di catarsi all'interno di questo percorso che ogni attore fa in primis personalmente, per cui, certo, ripeto, la forza emotiva, la Spannung, come direbbero i tedeschi, è forte, si sente. Io ringrazio il professore per averla elevata con parole veramente ad hoc, specifiche e molto anche teologali, perché ecco, stanno arrivando, io, esatto, quindi mi taccio. Bene, allora noi a questo punto andiamo in diretta con le scene. Io chiedo alla regia di togliere l'audio in diffusione sulla piazza e lasciare solo l'audio video, ovviamente. Vediamoci le confraternite, ma ovviamente non essendo recitate le possiamo anche commentare. Ci sarà anche musica, professore, qui in diffusione in piazza. La prima delle confraternite è quella del Sacro Cuore, o anche detta dei Sacconi, che insieme abbiamo incontrato, ecco, proprio prima della rappresentazione, e ne abbiamo visto anche qualche particolare. Non so, Claudio, se vuoi. Sì, no, perché lo vediamo direttamente, perché sono incappucciati. Allora, questa è l'esemplificazione, sempre tornando al Medioevo. Le famiglie, tutti i comuni italiani erano spaccati per la rivalità tra famiglie che si facevano la lotta. Quindi per arrivare alla pace bisognava diventare fratelli, ma non bisognava sapere chi era dell'altra famiglia, perché eravamo nemici. Allora tutti si mettevano il cappuccio per non farsi riconoscere che facevo parte della famiglia rivale. Si costituiva cioè una famiglia spirituale, perché la mia famiglia carnale io la difendo a spada tratta, cioè, con i suoi interessi. Invece per passare alla società pacificata rinuncio a fare del male, quindi con fratelli, quindi se loro sono dei penitenti, si mettono i piedi scalzi, altri hanno le catene, certo, eccetera. Ricordano che comunque tu puoi fare tutto quello che vuoi con i teschi, o con la croce ti puoi dare da fare per crescere in potenza, poi moriamo tutti quanti, come si è visto, sì, con, esatto. E quindi fingiamo di pensare tutti di essere immortali, e quello non lo siamo, purtroppo. Allora, per la salvezza dell'anima io mi devo convertire, cioè devo cambiare le mie cattive condotte contro gli altri, certo, quindi lussuria, usura, eccetera eccetera, e poi questo. Il primo tratto, la prima confraternita è, come dire, è quella molto più vicina a quella del Medioevo. Certo. Questa invece che... La seconda confraternita è quella del Santissimo, sì, Rosario, con appunto abiti
neri, diciamo così, e volevo solo tanto sottolineare che nella confraternita del Sacro Cuore ci sono i teschi e le ossa sono veramente teschi d'ossa umane, non sono ricostruzioni, proprio per segnare questa devozione e questo spirito secolare a cui il professor Bernardi faceva cenno in precedenza. Mentre sullo sfondo c'è il coro dello Stabat Mater che accompagna la statua della Madonna Addolorata, e poi vedremo anche, stiamo vedendo la statua del Cristo morto, e anche vedremo poi a seguire le istituzioni e anche un coro dei fedeli che segue. Posso appunto fare una domanda? Mi permette, il perché delle croci non in posizione proprio, diciamo, canonica, professore? Ma in genere non lo so. Perché mi colpisce in maniera forte, credevo ci fosse una... Che lo faccia comunque una parte simbologia di un rituale di penitenza, di no? Sì. Di no? Sì. Sì, perché cioè, in genere quando portano queste sono processioni di ordine penitenziale, sì. E quindi non teatrali, perché queste sono molto leggere, quando sono penitenziali sono veramente molto pesanti. Sì, sì, e ti spaccano la schiena. Sì. Qua credo che sia dovuto di più alla fascinazione, insomma, sì, rispetto a abbastanza, perché ripeto, sì, davanti ce n'è una retta e poi c'è sicuramente una componente anche. Poi anche magari, come sai, essendo peccatore, io sono il rovescio, sì, della vera immagine del Cristo. E allora siamo in diretta da Sezze per seguire l'edizione 2022 della Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo. Sono i primi gruppi, in questo caso di confraternite, che precedono poi la vera e propria rappresentazione. Sentite il coro dei fedeli dello Stabat Mater che precede poi la statua della Madonna Immacolata. Io ne approfitto ancora per fare altri ringraziamenti. In particolare dobbiamo ringraziare certamente anche le autorità sanitarie locali, il dirigente dell'ASL, la dottoressa Cavalli, il dottor Antonio Sabatucci che è responsabile Covid dell'ASL della provincia di Latina, poi un ringraziamento particolare anche alla dottoressa Maria Contento, e poi un altro ringraziamento importante a un amico della rappresentazione che è Titta Giorgi, e poi ringraziamo ancora la Regione Lazio e in particolare il consigliere regionale Salvatore Lapenna per il suo supporto, e un ringraziamento alla polizia locale guidata dal comandante Lidano Caldarozzi. Se permetti, prego, ci sono tre innovazioni culturali storiche incredibili. Allora, la prima è che ci sono le donne che stanno cantando delle musiche che sono antiche, quindi c'è un patrimonio musicale, certo, di ordine importantissimo, che quindi è assolutamente da valorizzare, dopo magari ne parleremo. Sicuramente. Così come il patrimonio naturalmente artistico delle statue che vediamo. Cioè, noi siamo di fronte a un patrimonio immateriale raro che bisogna conservare, e si conserva soprattutto rifacendolo certo, e rimettendolo, perché ad esempio la performatività del canto in questa maniera modulare eccetera non te ne insegnano più, e quindi se non si trasmette oralmente si perde. Sì, lo puoi registrare, però non c'è la trasmissione, anche certo, l'emozione del vivere. La seconda innovazione è quando le donne partecipano a processioni all'esterno. Quindi, siccome comincia nel 600, c'è una storia legata poi alla Madonna dell'emancipazione
tramite appunto la Madonna e anche i riti, per cui quando la donna che è legata, come si dice normalmente, alla casa, quindi sta a casa e basta, diventa consorella a una zona, cioè la chiesa diventa la zona di libertà e di autonomia delle donne, che sono poi le confraternite del Rosario, eccetera, cioè costituiscono una sorellanza che va al di fuori degli obblighi per cui il patriarca, insomma il padrone di casa, ti obbliga a seguire sia i figli dalla alla Z, eccetera, eccetera. Quindi paradossalmente, cioè, la chiesa diventa luogo. Terza innovazione straordinaria di quello che stiamo vedendo, che è la processione barocca. Sì. La processione barocca, quindi, che parte dal 500 in poi, consiste nel fare un funerale del Cristo morto, seguito o preceduto, qua in questo caso sono il Cristo davanti, seguito dalla Vergine. Questa processione del Cristo morto è solenne, ma la novità assoluta è che prima le processioni non avvenivano mai di notte nel Medioevo, perché la notte è il tempo dei ladri, degli assassini, del diavolo, si chiudono le porte, del nascondersi in generale, del nascondere. Con la controriforma, qui dobbiamo immaginare tutta la città spenta, tutte le fiaccole, con le confraternite penitenziali medievali e con le nuove, con le diverse lampade, ceri, eccetera, che girano la processione notturna, come era quella di Mosè, che si dice che durante la notte, che loro camminavano nel deserto, il popolo di Israele coperti da una nube nel deserto, e di notte avevano il fuoco che li illuminava, una colonna di fuoco. Certo. E allora ecco le autorità locali, il gonfalone del comune di Sezze, alle spalle, al centro, il vice sindaco Michela Capuccilli, alla sua destra il presidente del consiglio comunale Pietro Del Duca, e poi all'estrema sinistra il comandante della polizia locale Lidano Caldarozzi, e poi il comandante dei carabinieri di Sezze e il capitano in rappresentanza della compagnia di Latina, a seguire poi il gruppo dei carabinieri in congedo e poi il gonfalone del centro studi San Carlo da Sezze. E qui termina, diciamo così, la parte che precede poi la rappresentazione con le 38 scene di questa rappresentazione, che vi ricordo sono sotto la regia e direzione artistica di Piero Formicuccia, il dottor Piero Formicuccia, che veramente da più di 30 anni segue dal punto di vista artistico la rappresentazione, quindi magari avremo modo anche tra poco di commentare insieme anche l'aspetto prettamente artistico di questa rappresentazione. Tra poco vedremo in piazza il primo quadro, che è quello degli Araldi, che come da tradizione va ad aprire la sacra rappresentazione. Devo solo aggiungere che le confraternite anticamente presenti a Sezze, che hanno ancora riti e ritualità presenti, sono ben 5, tradizionalmente sfilano tutte e 5, ma quest'anno proprio per motivi di sicurezza e di organizzazione ne abbiamo viste soltanto 2 in questo momento, ma ne abbiamo ben 5 che sono tuttora attive, tuttora presenti. Ne abbiamo viste 2. Confraternite del Rosario. Abbiamo non visto, era, sì, abbiamo visto. Dell'orazione morte. No, abbiamo visto il Sacro Cuore e il Santissimo Rosario. Bene, e allora stiamo per vedere dunque le 38 scene della rappresentazione. Io ricordo che siamo in diretta a Reti Unificate da Sezze, saluto qui nuovamente tutti gli amici che ci seguono, e ricordo anche che la rappresentazione di Sezze, l'associazione, fa parte anche di Europassione per l'Italia, una realtà importante che si occupa appunto di fare rete, di unificare le rappresentazioni che si svolgono, come diceva Claudio, davvero in tanti posti in Italia, ma che a Sezze
ancora sottolineo le parole del professor Bernardi, hanno questa unicità che stiamo vedendo e a cui assisteremo anche questa sera. Il professore parlava del canto, adesso la musica, sì, di Morricone, esatto. Apre veramente uno squarcio a questi quadri che arrivano e esatto. Innalza. È una grande suggestione. Mamma mia, che meraviglia. Ecco, le trombe degli araldi. E allora, dopo gli araldi c'è il gonfalone dell'Associazione Passione di Cristo di Sezze e poi vedremo il primo quadro che, come la tradizione, è quello legato alla figura di San Carlo da Sezze, compatrono della città e celebratore della Passione fin dal 1600. È un po' da lui che nasce poi e si riallaccia la tradizione di questa rappresentazione straordinaria. San Carlo da Sezze fu riconosciuto santo dalla Chiesa nel 1959 e davvero è conosciuto come l'unico santo stigmatizzato dall'Eucarestia ed è per questo invocato soprattutto dai malati di cuore. Adesso sentiremo le parole di San Carlo da Sezze e poi con Valeria andremo a commentarle. Adoramus crucem tuam Domine. O croce santa, o croce benedetta, che sei l'albero della vita. Tu portasti il salutifero frutto del Salvatore. Tu stilli balsamo di allegrezza interiore all'anima innamorata e miele dei doni spirituali. All'ombra tua gode il dolce sonno della contemplazione l'anima e siede sicura dal morso velenoso del serpente infernale. Io, frate Carlo, cittadino di Sezze e pellegrino del mondo, innanzi di te mi inchino e adoro la provvidenza di Dio Padre, che tanto si compiacque di elargirti come strumento per la nostra redenzione. Adoro l'obbedienza di Dio, figliuolo, che tanto prontamente in te sopportò gli estremi dolori della morte. Adoro l'amore di Dio Spirito Santo, che è amore del Padre e del figliuolo, per il quale fu operato in te un tale eccesso d'amore. Sia benedetta in eterno la provvidenza di Dio Padre, l'obbedienza di Dio Figliuolo e l'amore di Dio Spirito Santo, a cui sia gloria ed onore. Amen. Amen. Ecco Valeria, il primo quadro, la prima recitazione qui in piazza. Beh, all'insegna della simplicitas, no? L'ordine è quello francescano, quindi siamo proprio all'essenziale, alla bellezza dell'essere cristiani, perché San Francesco. Adoramus crucem tuam Domine. Francescano del santo patrono d'Italia. Quindi questo amore smodato per la figura di Cristo, questo veramente guardare a Lui come sorgente di vita eterna e sorgente di verità, questo amore per il creato, per le creature, ripeto, la semplicità che si ritrova anche nell'uomo e poi nel santo Carlo da Sezze. San Carlo da Sezze lo rappresenta bene. Sì, che ha recitato veramente in maniera semplice, autentica, ma molto molto viva, molto sentita. E ci ha riportato forse al travaglio interiore di un uomo
prima di diventare santo, che viene avviato ad una vita semplice, certo. Questa vita semplice la porta fino al suo percorso, certo, di santità. Ricordo che San Carlo da Sesse nasce nel 1613, e quindi davvero la tradizione fu subito in me, Bonifacio, poi lo l'amore per l'Eucaristia, che mi spinge sempre più a presentarmi a te in prolungate ore di contemplazione di fronte al tuo Santissimo Sacramento. Sono state tante le brame della Santa Carità che mi hai date, mio Dio, da voler stare in mezzo alle fiamme dell'inferno affinché tutti si fossero salvati. Gesù crocifisso, ti prego di tutelare i ragazzi orfani costretti a vivere in mezzo alla strada, perché provenienti da famiglie povere e disagiate. Ti prego, Signore, di restare vicino alle persone umili e generose, che il loro cuore sia sempre aperto verso il prossimo. Soltanto l'amore può sconfiggere il peccato. Amen. Ecco, anche il venerando Fra Bonifacio è un omaggio alla storia religiosa di Sezze, visse all'inizio del 1700 e davvero fu protagonista di tante opere caritatevoli, tanto da essere venerato fin negli anni in cui era ancora in vita, e Sezze gli rende spesso omaggio, così come la Sacra Rappresentazione e il corpo di questo frate, di Fra Bonifacio, è custodito nella cattedrale di Sezze. Claudio, con il primo quadro, diciamo, del Vecchio Testamento con Abramo, entriamo un po' a raccontare questa lunghissima storia. Lo vediamo e poi lo commentiamo insieme a te. Sì. E tu stesso sarai la benedizione per coloro che ti riconosceranno, ma maledirò chiunque ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Queste furono le parole. Ecco, Abramo, sulla cui storia si fonda quella del popolo di Israele, rappresenta, ecco, l'esodo di una delle tante tribù della Caldea verso la terra promessa. Una battuta al volo, Claudio. Sì. Vecchio Testamento, che, prego. No, ricordo a tutti quanti che Abramo è il fondatore di tre religioni, cioè, esatto, quella cristiana, quella ebraica e quella musulmana. Esatto. Ma quello che interessa è confrontarlo sul fatto che le altre religioni sono politeiste, e, come dire, sempre da... Il Signore gettò dal cielo uno sguardo sui figli degli uomini per vedere se vi fosse qualcuno che abbia intelletto o che cercasse Dio. Tutti sono divenuti inutili, non v'è neanche uno che faccia del bene. La loro gola è un aperto sepolcro, con le loro lingue tessono inganni, veleno d'aspidi chiudono le loro bocche. Bocche piene di amarezza e di maledizioni, piedi solo veloci a spargere il sangue. Ed io,
cinsi al fianco la mia spada. Presentate, figli di Dio, presentate al Signore gli agnelli. La sua voce è possente, la sua voce divide la fiamma dal fuoco. Dalla terra spunterà la verità. La nostra terra darà il suo frutto. Arrivai, vedi, ed un colpo tagliai al gigante la testa. La figura di Davide, il giovane che sconfigge il gigante Golia. La storia di Davide è significativa sia per l'ebraismo ma anche per il cristianesimo. Da Davide discende poi la famiglia, certo, di Giuseppe. Ci vediamo qualche scena e poi la commentiamo insieme. Vediamoci intanto il canto di Mosè. Il Signore ha trionfato, ha gettato in mare l'esercito del faraone. Con il soffio della sua ira si alzarono le acque e tutti furono sopraffatti dal Mar Rosso. Gli altri popoli hanno udito e tremano. Tremano i capi di Edom, tremano gli abitanti di Canaan. Con la potenza del suo braccio rimasero immobili come pietra e su di loro caddero paura e terrore. Il Signore ha salvato il nostro popolo e lo voglio onorare. Il Signore regna per sempre. Alleluia! Alleluia! Il cantico, il cavaliere precipitò nel mare, esatto, l'attraversamento, sì, esatto, della il miracoloso attraversamento del Mar Rosso, il primo cantico, quello di Mosè, contenuto nella Bibbia, e questo è appunto l'espressione di quel racconto. Adesso il prossimo quadro è quello dell'Arca dell'Alleanza, la cassa che conteneva le tavolette con incisi i 10 comandamenti. E sentiamo questo. E passate davanti al popolo. Il Signore disse a Giosuè: oggi stesso inizierò a glorificarti agli occhi di tutto Israele. Ordinerai ai sacerdoti che portano l'arca di fermarsi quando saranno giunti alla riva delle acque del Giordano. Disse allora Giosuè agli israeliti: avvicinatevi, ascoltate gli ordini del Signore Dio vostro. Da ciò saprete che il Dio vivente è in mezzo a voi e scaccerà gli altri popoli. I sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore si fermarono immobili all'asciutto in mezzo al Giordano, così come Israele e tutta la gente non ebbe finito di attraversare il Giordano. Ecco l'arca che conteneva appunto i 10 comandamenti, secondo la Bibbia ebraica fu costruita dagli israeliti mentre erano accampati nel deserto. La figura di Mosè è una figura ieratica, Mosè che mostra le tavole dei 10 comandamenti. Mosè, la sua figura è legata al ruolo di condottiero nell'esodo degli ebrei dall'Egitto alla terra promessa. Spalle di Mosè, il nuovo quadro con le donne del Vecchio Testamento, Ruth, Giuditta ed Esther. Sentiamole. Ricevere grazia. Così feci e il mio desiderio non fu vano. Boaz mi prese in sposa e con lui partorì un figlio, Obed, padre di Jesse e futuro padre di Davide. Chi teme il Signore è sempre grande. Guai
alle genti che insorgono contro il mio popolo. Il Signore Onnipotente li punirà nel giorno del giudizio, immettendo fuoco e vermi nelle loro carni, e piangeranno nel tormento eternamente. Ecco la testa di Oloferne, comandante supremo dell'esercito assiro. Dio lo ha punito per mano di donna. Dopo che Assuero mi prese in moglie, al settimo anno del suo regno, mi pose in testa la corona regale e mi rese regina. Di ciò non dissi nulla, né alla mia famiglia, né al mio popolo. Il re, con la sua grazia, risparmiò la mia gente, punendo colui che contro di essa aveva tramato. Arrivano intanto in piazza i profeti che annunciano la venuta del Salvatore. Il primo profeta è Isaia, che fu lui a dedicare la dinastia davidica come la linea della nascita del Messia. Ascoltiamo i profeti Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele. Si vanti di avere senno e di conoscere me, perché io sono il Signore che agisce con misericordia, con diritto e con giustizia sulla terra. Di queste cose io mi compiaccio. Chi è saggio comprenda queste parole, chi ha intelligenza le comprenda. Poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi vinciano. E avvicinano giorni in cui si avvererà ogni visione, e in mezzo agli israeliti non vi sarà più visione falsa, perché il Signore parlerà e attuerà senza indugio la parola che ha detto. In quei giorni vi alzerò la capanna di Davide che è caduta, ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come i tempi antichi. Verranno giorni, dice il Signore, in cui chi era si incontrerà con chi miete, dai monti stillerà il vino nuovo e colerà giù per le colline. Farò tornare gli esuli del mio popolo Israele, pianteranno vigne, coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto. Li pianterò nella loro terra e non saranno mai diverti da quel suolo. Così dice il Signore tuo Dio. Ecco i profeti, prima di passare all'altro quadro, solo ricordare che il ruolo di Abramo, che abbiamo visto in precedenza, era rivestito da Minos Ferra, un bravissimo attore conosciutissimo, anche regista. Le Sibille. Dio invierà un re e una santa vergine nutrirà col suo latte il re dell'eterna milizia. Agnello, con la spada! Umile ed alto. Vita nella morte. Ecco, con le sibille che profetizzano la venuta del Messia si chiude la parte dell'Antico Testamento e adesso
con l'Annunciazione dell'angelo a Maria si apre il Nuovo Testamento. Claudio e poi Valeria, ma veramente a voi, questa prima parte. Io Valeria. Valeria, vecchio testamento, io. Cosa hai visto in queste prime scene? Beh, prima si parlava del ruolo delle donne, a me colpisce veramente la diversità, no? Dei profeti, profemi, quindi che parlano prima, la sacralità del profeta e la paganità, per passatemi il termine, certo, il paganesimo, delle sibille che sembrano quasi, diciamo, delle streghe, delle veggenti. Questo è particolare perché prima il professore faceva tutto, diciamo, un discorso sul ruolo della donna e anche dell'ingresso all'interno della vita di preghiera, che sembra quasi un qualcosa di oggi banale, ma che in realtà così non è. E vedete, questo ultimo quadro mi ha fatto riflettere su questa disparità di genere che prima si rilevava. Era un commento personale, insomma. L'Annunciazione dell'angelo a Maria, vediamo la scena. Tremare Maria, i tuoi occhi dietro il velo sembrano colombe. Rivelati Maria al mondo intero. Non c'è stella che non ti debba tu. Un soffio di vita che non ti sia negato. Dio si è rivelato a te. Il suo unico figlio nascerà da Dio, Maria. Ma com'è possibile? Non conosco uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Il vento accarezzerà le tue labbra. Viene la notte e sarà come un mantello sulle tue spalle. Il soffio d'un bacio ha sfiorato la mia pelle. E nei miei occhi muore e si immortala. Sia fatto di me secondo la tua parola. Questa è una scena rivoluzionaria, perché qui cade di schianto il patriarcato, cioè la Madonna nel momento in cui concepisce con Dio vuol dire che tutti gli uomini passano in secondo piano, purtroppo per noi maschi, certo. Quindi diventiamo i servitori del Signore. Certo. E ricordiamo che poi c'è la Madonna che ha un bambino piccolo, oppure c'è il Cristo morto, quindi sostanzialmente da lì da quel momento la donna è indipendente dal maschio. Elisabetta! L'incontro di Maria con Elisabetta. Benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo ventre. Che merito io per ricevere in casa la madre del mio Signore? Non appena ho udito le tue parole, il bambino che cresce dentro di me ti ha riconosciuto ed ha gioito. Tu sei beata perché hai creduto nell'adempimento delle parole dell'Altissimo. Ma dov'è tuo marito Zaccaria? È al tempio. Da quando ha saputo che sono rimasta incinta è diventato muto. Non devi preoccuparti. Vedrai che tutto si sistemerà. Sono venuta qui per esserti vicina, per assisterti, per darti tutto il mio aiuto. Maria, il Signore ci ha scelto. Il Signore si è compiaciuto in noi. Sia fatta la sua volontà. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Ecco, siamo in diretta ancora qui da Sezze. Allora, mentre le immagini da questa piazza sono libere da pubblico, noi vediamo però che davvero ci sono migliaia di spettatori, sì, che si assiepano lungo già questa piccola parte del percorso, ma direi nell'intero percorso. Allora, la prossima scena è quella dei Re Magi, i quali, secondo il Vangelo di Matteo, giunsero da Oriente a Gerusalemme per adorare il bambino Gesù. Punta per Giacobbe. Un
uno scettro sorge per Israele. Essa indica che il re che è nato è il Messia che il popolo stava aspettando. Questo è l'oro, dono riservato ai re. E Gesù, colui che andiamo ad adorare, è il re dei re, il re dei giudei. Questo è l'incenso, come testimonianza di adorazione alla sua divinità. Perché Gesù, nato in una grotta a Betlemme, è Dio. Io porto la mirra, usata nel culto dei morti, perché Gesù è uomo e come uomo è mortale. Ecco, per il Vangelo i magi sono le prime autorità religiose ad adorare il Cristo e quindi portano con sé i doni che abbiamo appena ascoltato. Mi spentirà la prossima scena, però c'è un cambio di codice repentino dalla veemenza, dalla forza dell'Antico Testamento, anche dalla cruenza di alcune scene, all'amore. No, Gesù è l'amore, è la chiave che apre il Nuovo Testamento con un nuovo linguaggio, come diceva all'inizio il professore, che è quello dell'amore, cioè dell'amore non chiesto, certo, dell'amore donato incondizionatamente. Quindi il Nuovo Testamento è proprio una pagina d'amore scritta, certo, e versata, firmata col sangue, però per il caro prezzo del peccato. Dentro però questo amore c'è anche la morte. Eccolo, i soldati infatti, di Erode, dicevo, mi smentirà la prossima scena. Esatto, di Erode che alla ricerca dei primogeniti per ucciderli. E l'angelo invece che poi indica il rama, siete una voce di immenso dolore, Gesù e Maria, Rachele piange, di scappare i suoi figli, perché essi non son più. E quindi quello che dicevamo, sì, la fuga in Egitto, cioè, intanto, di Gesù e Maria, sì. Sì, no, la fuga dell'Egitto, ma la relazione tra la nascita e direttamente l'omicidio di innocenti, l'assassinio di bambini, certo, innocenti, è la verità che constatiamo ancora oggi, no? che viene dichiarata. Questo è il punto in cui filosofi, scienziati, eccetera, si interrogano. Qual è il tipo di... Questa è la realtà, ma che tipo di soluzione proponete? Un discorso, una morale, qual è la cosa che batte che può battere la violenza che continua nel mondo? Sugli innocenti, non... E a seguire anche il pianto struggente delle madri e di Rachele in particolare, che precede questo gruppo di donne, di madri piangenti. Sgorgano dai nostri occhi ed il pianto scorra dalle nostre ciglia. Il Signore ci ha promesso una ricompensa per questo nostro dolore ed una speranza per la nostra discendenza. Oggi piangiamo i figli che non abbiamo potuto amare e tenere per lunghi anni sulle nostre braccia. I nostri figli sono morti, uccisi dai soldati di Erode. Abbiamo il diritto di rifiutare la consolazione, il diritto di piangere per i miei colpi che si sono spezzati. Con la figura di Giovanni Battista, il precursore. Voce di uno che grida nel deserto. Esatto, esattamente sì. Una delle figure più importanti nella storia del cristianesimo, sicuramente. Ascoltiamo. Una voce che grida nel deserto. Preparatevi.
preparate le vie al Signore. Io non son degno nemmeno di sciogliere i legacci dei suoi sangue. Razza di vipere! Chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira che mi sovrasta, Continuate a fare opere degne di conversione e a dire tanto abbiamo Abramo per padre. Ma io vi dico che Dio può far nascere figli di Abramo anche da queste pietre. La scura ormai posta alla base dell'albero. E ogni albero che non darà frutto verrà tagliato e gettato nel fuoco. No. No, io vi battezzo, ma con l'aria, chi verrà dopo di me, che è più grande di me, che vi battezzerà in nome dello Spirito Santo e con il fuoco! Ecco, quello che dice sì. Battista, io farò uscire anche dalle pietre, figli, vuol dire... Se noi continuiamo, gli ebrei hanno generazione, quindi sono figli di Dio secondo la carne. Il passaggio che fa il nuovo Messia è che siamo figli di Dio secondo lo Spirito, cioè tutti, non perché siamo generati da un ebreo, ma chiunque ama sostanzialmente. E qua dice, voi convertitevi perché l'eredità che va dato Dio come popolo eletto passa a chi veramente... non esteriormente oppure per sangue, ma un giorno è Gesù secondo lo Spirito. Stava insegnando in una sinagoga il giorno di sabato. È il racconto di un miracolo questo. Io ascoltiamo. Mi trovavo là, uno spirito dalla nascita mi teneva inferma, ero curva e non riuscivo a raddrizzarmi in nessun modo. Gesù, appena si accorse della mia presenza, mi chiamò e mi disse: donna, sei libera dalla tua infermità. E impose le sue mani su di me. Avvertì subito qualcosa di strano in me. Ero guarita! Una grande gioia sentivo nel mio cuore. Non sapevo come ringraziarlo, ma quando mi guardai intorno, lo vidi, circondato da un gruppo di persone incredule per quello che aveva operato in me, ad opera del Signore. Beh, che miracoli, no? Le opere che... Questo Gesù di Nazareth di cui tanto si parla, perché inizia proprio il chiacchiericcio e la gente, certo, a parlare, a dire, gente, esatto, no? Che quest'uomo, il Galileo, compie dei miracoli. Certo. E invece nella scena di Gesù con la Samaritana c'è... Pozzo, l'acqua viva. Esatto, anche l'incontro tra Gesù con una donna che oltre ad essere una Samaritana è anche una donna malvista, diciamo così, della vita poco sì. irreprensibile. Sì. Ascoltiamo. Donna! Donna, dammi da bere! Tu che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono donna e samaritana. Se tu conoscessi il dono di Dio, a chi ti dice dammi da bere? Staresti a chiedere acqua. Ma come? Il pozzo è profondo e tu non hai un secchio. Come fai a dirmi che mi darai acqua di sorgente? Chi berrà da quest'acqua avrà ancora sete, ma chi berrà dalla mia di acqua non avrà più sete. Signore, dammi quest'acqua, così io non avrò più sete. Sai che gioia non dover venire più qui a prendere acqua. Va a casa da tuo marito. Ma io non ho un marito. Lo so, perché ne avresti cinque e chi vive in casa con te non è tuo marito. Ma allora tu sei un maestro, un profeta. Sa che verrà il Messia e lui spiegherà ogni cosa. Io che ti parlo. Io sono il Messia. Ecco, nei panni di Gesù c'è Roberto Fazioli, lo ringrazio, lo ringraziamo. Un bravissimo attore
Ne approfittiamo anche per ringraziare Fabrizio Bordignon, lo stesso Mino Sferra che appunto abbiamo visto prima nei panni di Abramo, mentre più tardi vedremo anche Franco Pini ed Edoardo Siravo. Adesso ascoltiamoci il racconto delle parabole, cioè del modo in cui spesso Gesù parlava alle genti. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Il regno dei cieli è simile anche a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesce. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e raccolgono i pesci buoni nei canestri e gettano via quelli cattivi. Così sarà la fine del mondo. Arriveranno gli angeli e separeranno i buoni dai cattivi e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Il regno dei cieli è simile anche a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Queste ed altre parabole Gesù disse alla folla, perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta. Aprirò la mia bocca in parabole e proclamerò cose nascoste. Allora, nel discorso, nel prossimo quadro, il discorso di Gesù agli apostoli, il discorso sulle beatitudini, anche qui ci sono dei messaggi rivoluzionari: beati gli ultimi, beati le persone che avranno soffriranno, anche questo è un messaggio. Assolutamente. Prego. No, il problema è che qua si sono condensati in ognuna, ci sarebbe da fermarsi, compreso quella della Samaritana, che è una cosa incredibile. Ma ne parleremo anche più tardi. Il discorso della montagna. Però è interessante quello che viene detto, che viene confrontato con i dieci comandamenti, certo. Perché lo può. Spirito. Lo ascoltiamo. Poiché di essi è il regno dei cieli, e beati mansueti, perché possiederanno la terra. Beati coloro che piangono, perché saranno consolati. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché otterranno la misericordia. I puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati i pacifici, perché saranno detti figli di Dio. Ma in verità, fratelli, vi dico, beati voi. Beati voi quando vi malediranno. Beati voi quando vi perseguiteranno e mentendo diranno su di voi ogni sorta di male per causa mia. Esultate, esultate, esultate e rallegratevi, poiché sarà grande la vostra ricompensa nell'alto dei cieli. Ecco, Maria, noi stiamo vedendo queste scene dal vivo, ma anche gli amici in televisione, facciamo i complimenti alle bellissime immagini, no? Sì, che stiamo assistendo. Immagini straordinarie, ma come diceva giustamente il professore, ci sarebbe un capitolo su ognuna di queste scene, perché stava parlando e vorrei ascoltarlo, sì. No? Della nemesi del discorso delle beatitudini rispetto alle tavole della legge, non, qui beati gli ultimi, beati puri di cuore e beati voi quando vi perseguiteranno e diranno ogni sorta di male mentendo per causa mia, quindi un rovesciamento di prospettiva. Sono tornati ieri sera. Delle donne parlano con Maria e commentano Gesù, ovviamente, la vita e le opere di Gesù. Sono giunti sino a Cana di Galilea. Sì, è proprio lì che per la prima volta ho sentito parlare del Maestro. Ecco Maria. Maria, è tornato tuo figlio? No, non ancora. So che si trova con Giacomo e gli altri discepoli nei villaggi vicini per incontrare le genti. L'ultima volta è stato visto presso la fontana di Siloe a spiegare le scritture. È veramente una persona straordinaria. Non è vero, Maria?
La gioia del cuore sarà presto offuscata da una sofferenza tale che mai nessuno potrà conoscerne l'uguale. Se vuoi, domani potremmo andargli incontro, così anche tu avrai modo di salutarlo. Partiremo di mattina presto, così potremo ascoltare le sue parole. Per una madre, l'importante è sapere che c'è e che qualcuno si occupi di lui e che le sue parole non gli procurino pericoli. Sì, che lui si salvi. Certo, e questo mi basta. Dunque in diretta da Sezze, in Mondovisione, grazie agli amici del gruppo Lazio TV, abbiamo superato la metà delle scene, anche del percorso della sacra rappresentazione della Passione di Cristo di Sezze. La prossima scena, quella di un gruppo di schiavi in catene, è un po' una simbologia. Sì, sono gli schiavi che portano i legni con cui costruire le croci, ma anche sono i simboli della schiavitù dell'uomo. Assolutamente. Che Gesù e il suo messaggio liberano, no? Abbiamo fatto discorso sull'amore, la cosa importante anche rispetto alla legge prima è la questione della fondazione della libertà, cioè l'amore è tale solo se è libero, se invece è dato per legge non esisterà amore. Certo. E quindi il passaggio dalla schiavitù di Egitto, che è una schiavitù materiale, quello che fa Cristo è la schiavitù dal peccato, ma anche, come dice San Paolo, la legge è un peccato, perché quando il mio comportamento è intrinseco, cioè è estrinseco, cioè me lo dice la legge, io non faccio le cose per amore, le faccio per forza. Mentre invece nei miti, nei mansueti, non lo faccio perché me lo dice qualcheduno, è perché sono mite, cioè, è un essere, non è un controllo. Questa scena è molto interessante perché loro che portano la croce, che sono gli schiavi, saranno grazie alla croce che saranno liberati. E quindi la liberazione è quella cosiddetta chiamata dal peccato, che poi è per indicare una cosa molto concreta, che poi è la violenza, il male fatto agli altri, l'oppressione, la crudeltà, l'indifferenza, eccetera, eccetera. C'è uno spirito malefico. E allora, mentre noi ci godiamo queste scene, così come tutti i nostri amici in visione qui da Sezze, ricordo che molti dei quadri che stiamo vedendo in genere sono più affollati di attori, di figuranti, ma ovviamente quest'anno per motivi legati a questioni sanitarie e di sicurezza, come abbiamo detto all'inizio, il numero degli attori e figuranti è ridotto, ma davvero la suggestione non manca, come in questa scena che è quella della resurrezione di Lazzaro, l'ultima miracolo, grande opera compiuta da Gesù prima della sua passione, che anticipa un po' poi la resurrezione stessa di Gesù. Aprite il sepolcro!
Grazie di avermi ascoltato. Ora chi è intorno a me potrà vedere che io sono la resurrezione e la vita. Lazzaro, vieni fuori! Ora lasciatelo andare. Gesù ridona la vita, no? Ed è quello che fa strappando pagine, insomma, di terrore, di morte. Ma qui in questa scena c'è un sentimento molto importante, che è quello dell'amicizia. Sono poche le volte in cui nella Bibbia viene citato il sentimento di amicizia, e questa è forse una delle pagine più belle. Da Lazzaro, che lui considerava amico. Infatti, ripeto, questo amore, questa forte richiesta da parte delle sorelle di Lazzaro è una sorta di richiesta dell'umanità, no? Di un'umanità che chiede a gran voce un perdono dal peccato, oltre che dalla morte. Pilato fece frustare Gesù e lo consegnò ai suoi soldati per farlo crocifisso. I soldati portarono Gesù nel palazzo del governatore e chiamarono tutto il resto della truppa. Gli tolsero i suoi vestiti e gli gettarono addosso una veste rossa. Gli prepararono una corona di rami spinosi e gliela misero sulla testa. E nella mano destra gli misero un bastone. Poi cominciarono ad inginocchiarsi davanti a lui e a dire ridendo: Salve, re dei Giudei! Intanto gli sputavano addosso, gli presero il bastone e gli davano colpi sulla testa. Quando ebbero finito di insultarlo e di ridergli in faccia, gli tolsero la veste rossa e lo rivestirono con i suoi abiti. Poi lo portarono fuori per crocifiggere. Per strada incontrarono un certo Simone di Cirene e lo obbligarono a portare la croce. Lo condussero in un luogo, detto Golgota, e lo inchiodarono alla croce. E così si divisero le sue vesti, tirando a sorte. Ecco, il prologo racconta quello che drammaticamente avverrà dopo, e quindi tra poco, nelle prossime scene della vita di Gesù, e quello che adesso vedremo, il dialogo fra Pilato e sua moglie Procula, ci fa entrare un po' dentro proprio le ultime ore, a questo punto, della vita di Gesù. E Franco, queste sono le musiche di John Debney, e queste sono di Cristo di Malvina, perché cita quello che dicevi. Sì. Adesso vediamo che cosa c'entra Valeria in tutto questo, ma intanto Pilato è Franco Pini e sua moglie Procula, dopo aver sognato l'arresto del Nazareno di Gesù, insinua in Pilato questo dubbio. Pilato che, come sappiamo, è passato alla storia per non aver deciso sulle sorti di Gesù. Signore, ci sono dei tumulti fuori dal tempio. Caifa ha fatto arrestare un profeta. Chi è? Un Galileo. Sembra che i farisei lo odino. Claudia, perché hai interrotto il tuo sonno? Cosa ti turba? Ho ascoltato ciò che dicevi al tuo centurione.
Chi è Galileo di cui parlavate? Si chiama Gesù. Gli ebrei mi hanno già avvertito sulle magie di quel Nazareno. Uno strano uomo. Veramente uno strano uomo. L'ho interrogato e mi parlava di verità, di regno dei cieli, come se già sapesse che era giunto il suo momento. Proprio come nel sogno. Di quale sogno parli? L'altra notte ho sognato un uomo, un Galileo, e tu, Pilato, ha condannato a morte. Un strano sogno e uno strano uomo. Non condannare quel Galileo, è un santo e parla di verità. Pilato, se non vuoi ascoltare la verità, nessuno può dirtela. Se non lo condanno, Caifa inizierà una rivolta. Se lo condanno, i suoi seguaci inizieranno una rivolta. Lo vuoi sapere cosa intendo io per guai, Claudia? Questa sperduta provincia e quella marmaglia là fuori, questa è la mia verità. Franco Pini è da tanti anni amico di questa rappresentazione, davvero lo fa e partecipa sempre con grande intensità. Applausi anche dalla piazza e direi anche con commovente, no Valeria? È bellissimo, qui ci si interroga sul famoso quid est veritas che successivamente Pilato dirà innanzi a Gesù, ma io ascolto sotto delle musiche che per me rappresentano, dillo al nostro pubblico. Cioè, queste sono le musiche di un caro amico, ormai un fratello, un cattolico fervente che ho conosciuto in California, che è diventato veramente un fratello, grandissimo compositore, forse uno dei più grandi viventi dopo John Williams, Danny Elfman, credo che lui sia nell'empirio dei più grandi, e parliamo di John Debney, persona straordinaria, di una sensibilità e di una fede incredibile. Con cui tu hai lavorato. Sì. La figura di Giuda, poi commentiamo. Il Gran Consiglio ha condannato il Nazareno a morte! Stanno conducendo da Pilato. Ehi! Ehi voi! Riprendetevi il vostro denaro! Ma liberate Gesù! Io rompo il patto! Perché riconosco di aver tradito un innocente! Interessante di Giuda, secondo una lettura che io condivido, è che lui è convinto, cioè lo consegna, lo vende, perché è così sicuro che diventi il re, quindi chiami le legioni degli angeli. Lui si va a impiccare di fronte al fallimento quando vede che Cristo viene condannato a morte, anzi probabilmente lo vede già sulla croce, e dopo si butta, perché lì tutti quanti pensano è finita. Quest'uomo, tutto quello che ha detto, qua così, in questo momento, è finito tutto. Certo. Fallimento totale. Vediamo Gesù processato dal Sinedrio, che era l'organo di giustizia di Gerusalemme. Quest'uomo ha detto che avrebbe distrutto questo tempio, fatto da mani, e che in 3 giorni
avrebbe costruito un altro tempio senza mai. Ha detto anche di essere il figlio di Dio. Quest'uomo è un fanatico rivoluzionario. È un ingannatore. Insegna delle cose impossibili. Insegna anche la magia. È un pericoloso diffamatore del popolo. Non rispondi ad alcuna di queste accuse? Ti impongo, nel nome del Dio vivente, di dirci se sei tu il liberatore, il figlio di Dio. Lo sono. Presto andrò dal padre e subito il figlio dell'uomo sarà divertito del potere. Regnerà di nuovo le schiere del cielo. Caifa, sommo sacerdote, hai il dono della profezia. Dai il tuo verdetto. Abbiamo ancora bisogno di testimoni? Ecco, ora avete udito tutti la bestemmia di quest'uomo. Che cosa pensate ora che si debba fare di questo violatore della legge e bestemmiatore? Morte! È meglio di morte che sia crocifisso! No, questa è la demolizione del potere religioso, perché qui dove sta Dio? Non sta nel Tempio, come dice poi San Paolo. Qual è il Tempio che distrugge? Il Tempio degli ebrei, che era la cosa più importante, e poi venne distrutto. San Paolo dice, Dio è in noi, il corpo è il Tempio di Dio. Cioè ognuno ce l'ha. Certo. Complimenti anche in questo caso a come il regista Piero Formicucci ha messo in scena costumi anche questo momento molto davvero drammatico della vita di Gesù, e anche bellissimi i costumi, come vedremo anche in questa scena con Ponzio Pilato, il governatore romano, con la sua truppa, e è il momento in cui, lo descrive anche Matteo nel Vangelo, cioè nell'atto rimasto famoso del lavarsi le mani e quindi di non occuparsi più delle sorti di Gesù Cristo. Edoardo Sirao che veste i panni di Ponzio Pilato. Stretto dalle insistenti pressioni dei sacerdoti del Tempio, ho pronunciato la condanna di Gesù nonostante le accuse poco chiare. Ave! Ave! Innocente!
Beh, insomma, detta da Sirao, no, Valeria, è qualcosa che ci tocca ancora più profondamente. Veramente bravissimo. E qui il gesto del lavarsi le mani, no? Che è un gesto che purtroppo spesso va. Sì. Va di moda, il non prendere rimasto responsabilità dinanzi. Però la parte interessante che sto fatto notare anche dagli studiosi del diritto, no? Che qui è una condanna di, è un populismo, è una democrazia del, perché è il popolo che decide la condanna a morte di Cristo. Sì, e lui lo... Chi volete che liberi, esatto, e sia crocifisso, e lui se ne lava le mani. Esatto. In questo, come dire, c'è sia il crollo della, dell'istituzione. Sì, del potere politico, perché lui riconosce che non ha fatto niente di male, non trova motivi di condanna e cede le pressioni del popolo. Certo. E mentre ha paura, sì, di sommosse, lo ha detto anche, certo, prima, certo, giustamente. E mentre vediamo la scena di Maria di Magdala, nel cortile del pretorio di notte, in gran segreto lo hanno arrestato mentre pregava nell'orto del Getsemani. Sono andati con bastoni, spade, come se fosse un ladro. Tutti lo hanno abbandonato, come scritto nelle sacre scritture. Io, Maria di Magdala la peccatrice, spalmai sui suoi piedi un profumo di nardo, lo stesso che userò per la sua sepoltura. Mi tornano in mente ancora le sue parole. Perché date noia a questa donna? In tutto il mondo sarà narrato quello che ella ha fatto per me. Le sue parole sono simili al soave volo di colombe. Ma questa notte non sarà come tutte le altre. No, perché dopo questa notte l'uomo non sarà più schiavo. In diretta da circa un'ora e 40 da Sezze per assistere alle scene della sacra rappresentazione della Passione di Cristo 2022, sono le ultime scene, mancano davvero poche scene e vi invito ad assistere a questa scena corale di Gesù condotto al Calvario, una scena veramente imponente, e vi invito anche ad osservare i costumi, le armature che fanno parte del patrimonio di questa associazione. Le cadute di Gesù. Esatto, adesso le vedremo. Patrimonio di questa associazione che vi ricordo nasce nel 1933 e l'anno prossimo farà 90 anni. Abbandonerò ogni cosa. Il nostro lamento e la nostra pietà si ascoltino in tutta Gerusalemme, poiché il figlio di Maria è condannato a morte. Ecco, noi piangeremo il suo nome in eterno. Maestro, Rabbi, Rabbi, nostro per sempre. Donne di Gerusalemme, non piangete su me, ma su voi stessi e i vostri figli. Ecco, verrà il tempo in cui si dirà: crea di grembi che non hanno generato e le mammelle che non avranno allattato. E allora cominceranno a dire alle montagne: cadete su di noi, e alle colline ricopriteci, perché se trattano così il legno verde, cosa sarà del legno arido? Figlio, figlio mio, carne della mia carne, sangue del mio sangue,
che ti hanno fatto? De Puglione, non vedi che sua madre? Madre. Madre. Gesù condotto al Calvario, la marcia dei soldati romani con l'incedere del centurione, e quindi siamo al culmine della passione di Cristo, di queste scene bellissime qui da Fezze, che è l'associazione, ma direi tutta la cittadina lepina, ha voluto mettere in scena anche quest'anno. Naturalmente i complimenti vanno certamente al regista Piero Formicuccia, ma a tutte le persone, a tutti gli attori e figuranti che per settimane si sono impegnati, nonostante le restrizioni, nonostante i tanti problemi organizzativi, a partecipare davvero con grande passione, nel caso di dirlo, a questa rappresentazione. Io mi sono commossa. È davvero bello, insomma, assistere. Io che ho avuto il piacere e anche la fortuna di poter essere uno degli attori negli anni scorsi, dico che è davvero emozionante e coinvolgente essere dentro uno dei quadri ed avere questa possibilità di essere parte integrante di una rappresentazione che, Claudio, è composta da più di 800 persone. È quasi incredibile, no? Pensare a quanto coinvolgimento ci sia poi durante tutto un anno rispetto a questa rappresentazione. Mentre le lacrime di Valeria sono vere, si è commossa veramente, quindi. Guardate, vi voglio raccontare un aneddoto. Sì. Queste sono ancora le musiche di John Debney. John mi ha raccontato che durante questa grande sofferenza che lo ha portato alla stesura di questa, per me, colonna, che è un capolavoro assoluto, sentiva sempre un profumo di rose. Allora, lui è americano, vive in America, la nicchia cattolica è veramente una sparuta minoranza, è una stretta minoranza, cioè la religione, insomma, protestante, che va per la maggiore. Lui non sapeva il significato intrinseco e semiotico del profumo di rose. Quando gli è stato spiegato successivamente, si è spiegato molte cose, ma come questo veramente gli sono accaduti dei fatti incredibili che mi commuovono, perché vedere che questo amico, perché veramente ho la fortuna di chiamarlo amico, ha scritto un qualcosa veramente che non parte da una penna terrestre, non parte dalla terra. Queste sono musiche ispirate che vengono proprio da un'altra dimensione, e ascoltarle nelle rappresentazioni che, come diceva prima il professore, vanno ad arricchire il patrimonio storico-culturale, certo, della mia nazione, beh, è come un ricongiungimento dell'Alfa all'Omega. Quindi questa scena di Maria mi ha squarciato, perché John è profondamente legato alla figura mariana, è profondamente legato alla Madonna, a questa donna che con il suo fiat, con il suo sia, venga di me quello che tu dici, apre la storia con un sì ad una marea di possibilità. Se avesse detto no, la storia non si sarebbe compiuta, la storia, certo, si sarebbe stoppata quando Elisabetta, insieme all'angelo, le dice che anche per lei una grande strada si sta per aprire. Certo, intanto noi qui in piazza stiamo assistendo alle ultime scene di questa rappresentazione. La truppa romana con i soldati è ferma qui in piazza da noi, e tra poco seguirà le altre scene che, vi ricordo, proseguiranno per tutto l'itinerario processionale. Ecco anche l'utilizzo dei cavalli e di altri animali, che io ricordo
per inciso sono sempre trattati benissimo, sono sempre, hanno sempre un posto riservatissimo nelle aree apposite con cibo e acqua a sufficienza, bellissimi e splendidi animali che ci fanno compagnia. Ascoltiamo insieme le ultime parole pronunciate sulla croce e poi le commentiamo. Perché non sanno quello che fanno. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Ho sete. Tutto è compiuto. Padre, nelle tue mani affido il mio. Anche queste ultime parole che il regista della rappresentazione fa pronunciare comunque da donne, da ragazze, hanno anch'esse un senso rivoluzionario. La persona che muore sulla croce non mostra sofferenza, ma dice tutt'altro. Questa è la natività, cioè la morte coincide con la natività dello spirito, questo spirito non carnale ma di amore che nasce. E sono sulle altre parole che si capisce quando la Madonna, che perde il figlio, in quel momento il figlio carnale, viene incaricata di essere la madre di Giovanni, ma di tutti gli altri. Cioè, madre, tu, mentre una donna, quando muore un uomo carnale, è finita, non ha vita sociale, rimane vedova per sempre. In quel momento dice, tu puoi essere madre di altri, non secondo me. Le donne della Pasqua, ascoltiamole. Non soltanto le mie possibilità finanziarie, ma la mia dedizione e la mia stessa vita. Avevo intuito fossi un giudeo. Rimasi meravigliata dalla richiesta di rompere quelle antiche usanze, per quelle inimicizie che dividevano i nostri popoli. Rimasi innamorata dalla grazia e dalla sapienza. Mi accingevo a darvi la dovuta ospitalità, come si conviene con ospite gradito, mentre mia sorella Maria non si preoccupava affatto, occupata com'era con le sue meditazioni. Ma Gesù mi disse che tra le altre cose, quella di un eterno valore è tutto ciò che riguarda la vita eterna. Lentamente, ma meravigliosamente, capì che Maria si era scelta la parte migliore. Mi accostai con i miei figlioli per chiedergli, persuasa com'era il suo regno di regno, un posto di riguardo verso Giacomo e Giovanni. Era lontanissima la mia mente dal capire che il suo fosse un regno tutt'altro che terreno, ma divino. Ma Gesù in tutta umiltà mi rispose che non toccava a lui stabilire quanto io gli avessi chiesto, ma dipendeva solo da Dio, suo Padre, la cui volontà divina premia chi lo merita. E chi con forza avrà combattuto e sostenuto con amore la vita della sofferenza. Erano le donne della Pasqua che avevano assistito alla vita di terrena di Gesù e quindi ne raccontano alcuni passi, alcune frasi. Sono gli ultimi tre quadri della rappresentazione della Passione di Cristo. Gli scheletri, come raccontano gli evangelisti, Gesù muore ma si aprono le tombe e i sepolcri. Quella che vedrete adesso è una coreografia per forza di cose adattata, in genere è fatta da più ragazzi, da più scheletri, con coreografie che si intrecciano, ma ovviamente in questa situazione, quest'anno,
sono costretti i ragazzi a tenere le giuste distanze e quindi a limitare anche la coreografia. In realtà la scena, più che rimandare ai morti che escono dal sepolcro, nella visione drammaturgica, ma come succede ancora in certi riti, ad esempio in Sicilia, nel momento in cui è morto Cristo, vince il demonio, tanto è vero che escono e vince la morte. Quindi colui che ha detto che ha proclamato la vita e l'amore, tutte palle, quindi ha vinto la violenza, eccetera. Quindi in quel momento, fino a quando non c'è la seduzione, è il trionfo del male. E quindi ballano, danzano e sono i padroni della città. In certe città dove si fa questa scena qua, che poi è anche la danza macabra, quindi hanno il potere di attaccare fisicamente le persone, di spaventarle. Sono vestiti di giallo, quindi portano: è morto Cristo, è morta la vita, è morto l'amore, e quindi d'ora in poi è scatenato tutto il male. Il trionfo del male. È il momento del trionfo, perché è fallito quella. Il progetto di amore. Basta, certo. Quindi abbiamo vinto noi. È la vittoria della morte, del demonio, della violenza, eccetera. Questa è la scena che rappresenta. E allora ne mancano ancora due di scene: il centurione pentito evidentemente di aver partecipato al supplizio di Gesù, e poi naturalmente chiuderemo con la resurrezione e poi andremo ai commenti qui da Sezze. Dice bene Valeria, quel costume, tutti i costumi sono davvero una ricostruzione fedele poi dei costumi che storicamente appartenevano alle tribù ebraiche, ma anche ai soldati romani, eccetera, che sono stati ricostruiti e patrimonio ormai da decenni di questa associazione. Vediamo l'ultima scena, quella della resurrezione, e poi diciamo appunto andiamo con il commento qui da Sezze.
Allora siamo quasi a 2 ore esatte in diretta qui da Sezze, dal centro di Sezze. Si è appena conclusa l'ultima scena della Passione di Cristo edizione 2022 e davvero ci siamo comunque, come sempre, direi commossi, ma per diversi motivi, mentre sentiamo ancora la musica di sottofondo dell'ultima scena, quella della resurrezione. Dicevo, ci siamo commossi non soltanto per le scene, perché Valeria, e poi vado dal professor Bernardi, riportare in scena un evento così grande, così sontuoso, dopo due anni di pandemia, era quasi una sfida, quasi una scommessa, direi. L'emotività è stata forte, sì, no, quest'anno finalmente direi ha vinto l'arte, ha vinto il fare fede a quelle che sono, come diceva il professore, delle tradizioni che vanno tramandate, ed è grazie a questo tipo di rappresentazioni che riusciamo di anno in anno a passare un testimone importante, che è quello della cultura, è quello della tradizione, è quello del portare appunto alla luce dei più giovani, delle nuove generazioni, un patrimonio sia immanente sia immateriale di forza espressiva, di forza letterale, perché qui sono dei testi che vengono messi in rappresentazione, i testi che hanno recitato i nostri attori sono dei testi biblici, sono dei testi fidefacenti, c'è un lavoro esegetico, un lavoro delle fonti, un lavoro di lettura, un lavoro di interpretazione. Quindi ripeto, io che sono mamma, veramente mi auguro che questo patrimonio immateriale sia tramandato con questa forza, con questa verità e con questa soprattutto autenticità che le persone di un posto piccolo ma allo stesso tempo grande hanno portato in scena questa sera, perché li dobbiamo ringraziare e dobbiamo ringraziare tutti voi che lavorate molto, veramente seriamente, strenuamente alla buona riuscita di... Non voglio definirli spettacoli, perché questi sono proprio delle testimonianze, a mio modesto avviso. Certo. Professor Bernardi, allora, a conclusione di ciò che hai visto questa sera, ecco, intanto ti chiedo appunto una tua valutazione, una tua osservazione, riflessione su quello che hai visto, sull'unitarietà di ciò che è andato in scena questa sera e anche ovviamente un giudizio da un punto di vista drammaturgico rispetto anche, se vogliamo, certo, al tipo di scelta di linguaggio che il regista, il direttore artistico Piero Formicuccia ha voluto utilizzare in questa rappresentazione 2022. Ma sono molto impressionato, perché è densissimo. Sono condensate una serie di questioni in questa storia della salvezza, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, su ognuna. Il regista è stato bravo, ne cito una che mi ha molto impressionato, no? Il ruolo delle donne, sì. Cioè anche semplicemente come dire, una questione di par condicio. Quindi solo con la rappresentazione, solo dando dei ruoli alle donne, indipendentemente dal numero delle parti, fa capire quella cosa che cercavo di dire, che non è che tu testimoni o fai uno spettacolo, incarni una cosa che sta avvenendo. E l'incarnazione che sta avvenendo, come dire, è la rivoluzione, se vogliamo parlare dalla cultura patriarcale o dalla cultura carnale, della cultura culturale, dell'amore, della bellezza. Io lo chiamo l'eros costruttivo rispetto all'eros distruttivo del potere, cioè quello che usa la forza. E quindi è l'altra cosa che io so, che questo rispetto a ogni spettacolo, va bene, tutti hanno visto, ma qua non finisce la storia. Cioè va avanti la... Forse inizia, professore. Sì, no, le persone qua a Sezze continuano, sì. E ognuno sa, ognuno, anche le persone che hanno visto stasera questa cosa, che lui
dire guarda che se il mondo migliora, se si puoi fare qualcosa di più, Dio ce l'ha in te questa fiamma, vai. Allora, rispetto alla, come si chiama, la drammaturgia, per esempio, classica greca, no? Dove lo spettacolo ti serve per capire e poi se vuoi, qua no, non è una questione di capire e poi di essere liberato in modo catartico dal male, ma è di essere infiammati. Cioè io ho visto una grande storia d'amore, se volete anche di sofferenza, certo, eccetera, portata fino in fondo, di persone apparentemente tutte perdenti o minori o inferiori. E vedo che una prostituta mi diventa la prediletta, vedo che il primo ad andare in paradiso è un delinquente, vedo che una donna impura viene portata in Palma di Mora, ma cioè è uno sconvolgimento tale che è la cosiddetta rivoluzione dell'amore. E il fatto che di questa rivoluzione silenziosa, purtroppo trascurata, siano le donne, questa cosa me l'ha fatta ben vedere il... Ora io spero che sia qua, che davanti tutti escono da questa rappresentazione, no vabbè, facciamoci un caffè, ma io posso fare qualcosa, perché questa luce, questo fuoco, ripeto, non sta dentro in un tempio, non sta dentro in un libro, non sta dentro in un attore, non sta dentro in uno spettacolo, sta dentro ognuno di noi. Certo. E qua ognuno ha visto... Il messaggio è partito, diciamo, è partito. Così, e anche bene. E a questo proposito, Valeria, ti vedevo anche immedesimata negli attori, diciamo, nelle persone che recitavano. Soprattutto che in tipo... Maria, ripeto, essendo mamma, la scena insomma di una madre che piange il figlio, ma una madre il cui cuore già è stato trafitto da una spada. Ricordiamo Salomone, ricordiamo chi dice a questa donna, una spada ti trafiggerà l'anima, e lei sa già quello che deve succedere, ma con il suo sì, ripeto, dà vita a quello che è il messaggio per antonomasia, che è il messaggio dell'amore. Oh. E poi la figura di Giuda, che è l'apostolo che Gesù ama di più, quello che lui amava di più, come dice anche nell'Orto degli Ulivi, ma è colui che in realtà dà lo snodo affinché la storia si inneschi, affinché la storia inizi, perché Giuda si impicca, giustamente, come diceva il professore, per fallimento, ma sa anche che se non ci fosse stata la sua figura, la storia non si sarebbe snodata. Ecco perché l'apostolo, poi Giovanni, l'amore insomma ultraterreno eccetera nei confronti dell'apostolo più piccolo, l'ha detto bene prima il professore, a cui la mamma la cui mamma di Gesù diventa appunto mamma anche per lui. Però dicevo, la figura di Giuda, questa disperazione, questa follia, perché allo stesso tempo è come se lui si arrendesse alle scritture, dall'altra parte lui combatte con la sua natura umana, io ho venduto un giusto per 30 denari che ora sono sporchi di sangue, però la storia si snoda anche grazie a quello che sembra il peggiore, che in realtà è salvato, anche egli. Sì, certo, sì. No, gli etiopi lo considerano un santo, Giuda. Perfettamente concordo. Allora, lo vedete già alle nostre spalle, e quindi noi lo ringraziamo, sì, per la presenza. È tutto rigorosamente in diretta innanzitutto, e quindi a Piero Formicuccia, il regista e direttore artistico della rappresentazione, noi facciamo i nostri complimenti, cediamo ovviamente la parola, e poi magari possiamo anche interloquire con Claudio, con Valeria, per davvero delle considerazioni. Piero, intanto noi abbiamo apprezzato davvero moltissimo la rappresentazione, le scene, tutte le limitazioni dovute a ciò che ben sappiamo. Vogliamo intanto un tuo, tu come hai visto la nostra rappresentazione, e poi ti faccio fare invece delle valutazioni che sono tutti dei complimenti, ma anche delle giuste osservazioni, come per esempio, lo diceva poco fa il professor Bernardi, il grande ruolo affidato alle donne, no? In questa rappresentazione. Ma intanto dacci il tuo commento. Ma veramente devo dire che il lavoro di questi due mesi si è visto appunto realizzato in tutti gli attori e in tutte le scene. Hanno espresso emozione e hanno
trasferito agli spettatori emozione e anche a me stesso che stavo in regia per comandare, diciamo, le musiche e gli altri effetti sonori. Dopo due anni è stata, devo dire, davvero una buona riuscita, un'impresa, perché l'incertezza fino a qualche giorno fa, se davvero potevamo esprimerci al 100%, no? Per tutte le strade del paese, oppure se limitarla soltanto per le riprese televisive. E allora, ecco, è importante che dopo due anni siamo riusciti a metterla di nuovo in scena con tutti i quadri erano 37, e sono d'accordo, ho ascoltato prima i vostri commenti, sia con quanto diceva il professor Bernardi rispetto al ruolo delle donne. È stata una scelta di campo che io compio e ho compiuto da diversi anni, perché le donne, lo leggiamo nel Vangelo, sono poco considerate. Invece, ecco, io ho voluto dare un giusto senso, un giusto ruolo, perché anche loro hanno avuto una loro espressione, una loro significazione nella storia della salvezza. E quanto diceva anche Valeria circa il ruolo di Giuda, o circa anche il ruolo di Maria quando Gesù affida a lei il figlio, l'apostolo prediletto, possiamo dire, il figlio Giovanni, come figlio Giovanni, come certo. Figlio. Quindi ecco, sono davvero delle chiavi di lettura molto importanti. E questo, allora, se mi permettete, mi porta a ringraziare tutti gli attori, erano circa 250, che si sono espressi davvero molto bene, con grande emozione. Bene, bene, noi siamo davvero quasi in chiusura, direi, con questa lunga diretta qui da Sezze, davvero qualche minuto solo per le ultime considerazioni. La rappresentazione è finita da poco, faccio anch'io una domanda, una seconda, diciamo, domanda a Piero Formicuccia, e volevo dirti questo: l'intensità con cui, ma non solo gli attori, ma anche le persone hanno seguito e stanno seguendo ancora, perché ricordiamo, mentre noi parliamo, le scene si snodano ancora lungo tutto il percorso, è davvero sorprendente, no? Noi lo dicevamo con voi già nelle settimane scorse, c'era veramente bisogno di far ritornare la rappresentazione, questa rappresentazione in mezzo alla gente, in mezzo alle persone, era quasi un bisogno, e si sentiva fortemente anche qui in piazza questa sera. Veramente, veramente c'era questa esigenza, come momento di rinascita, io direi, stiamo forse uscendo fuori da questa pandemia, ma nello stesso tempo siamo entrati in un'altra situazione abbastanza preoccupante, direi. E allora, come segno di speranza, anche direi, oltre che come rinascita, speranza che questo messaggio che noi oggi abbiamo voluto dare tramite la rappresentazione di scene del Vecchio Testamento, del Nuovo Testamento, quindi del Vangelo, della morte e risurrezione di Gesù Cristo, serva davvero a tutti per far riflettere sul momento che stiamo vivendo, come momento soprattutto di pace. Bene, allora siamo quasi per chiudere. Io adesso do davvero con molto piacere gli ultimi momenti per un saluto finale a Claudio e a Valeria. Prima però devo ancora ricordarvi che davvero tutto questo è stato reso possibile intanto da tante persone, dal gruppo direttivo dell'Associazione Passione di Cristo di Sezze. In particolare il ringraziamento va al presidente Elio Magagnoli e a tutto il direttivo, ma anche un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale di Sezze, alla città di Sezze, che davvero tutta intera ha partecipato come ogni anno alla riuscita, all'ottima riuscita di questa rappresentazione. Ringraziamento anche a tutte le forze istituzionali locali, regionali e nazionali. Ricordo anche che questa rappresentazione ha avuto il patrocinio del Senato della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Prima di darvi il ringraziamento e la buonanotte da Sezze, Valeria, l'ultima battuta finale da Sezze. Beh, la sconvolgente attualità di questi passi, la sconvolgente attualità del libro più antico forse, che la Bibbia, fu il primo libro ad essere stampato da Gutenberg attorno al 1500,
ma ha un'attualità impressionante. È raccolto da fonti, fonti orali, fonti scritte, i profeti. Forse tanto non è raccontato, ma ha un'attualità sconvolgente. E faccio i complimenti al regista Formicuccia per anche la grande capacità di sintesi che ha avuto nello scegliere dei passi che ancora una volta hanno dimostrato una sconvolgente attualità. Quindi che sia veramente un monito, perché la storia si ripete. Qualcuno diceva historia magistra vitae, e la storia si ripete, quindi da queste scene dobbiamo meditare e dobbiamo cercare di continuare ad andare avanti e lottare, ma lottare con il famoso amore che dipingeva inizialmente il professore, che è quell'amore che Platone scriveva con la A maiuscola, che è l'unico in grado veramente di salvare tutto, ma in primis di salvare noi stessi. Professor Claudio Bernardi. Sì, mi attacco perché secondo me nel tempo cosiddetto del neocapitalismo, cioè dove non c'è il tempo, il passato, si perde un po' la dimensione del sacro, della vita, che sia, come dire, la rinascita della primavera, o sia la rinascita della società, tutto diventa piatto. E naturalmente quando succedono i problemi, come ci sono successi, questo, sia la pandemia come la guerra, come la crisi climatica, ci hanno sbattuto la faccia in fronte, che i problemi non si risolvono non facendo niente, insomma, senza prendere coscienza. E quindi la parola chiave, secondo me, è l'amore dell'amore, è proprio la parola passione, contro il calvario della terra, il calvario degli uomini, le sofferenze, le via crucis, che continuamente, è interessante che i giornali continuano a utilizzare queste parole qua, cioè la parola tragedia, la via crucis dell'Ucraina, la via crucis il calvario, predicare tutte le sofferenze, senza capire e senza dire che queste cose sono effetto dei nostri comportamenti e che viceversa occorrono degli altri comportamenti per far risorgere, rinascere, per arrivare a questa pace. Cioè la pace non viene. Allora, come dire, gli auguri di buona Pasqua è che non basta non fare il male, è che bisogna dare in quel po', quindi avere, e per dare però non bisogna darlo per forza, bisogna avere passione. Bene, bene, io sono davvero... Quindi auguri di buona passione, più che di tante passioni belle, buone... Da vivere e da sfruttare anche, direi, in senso buono. Sono davvero, dicevo, contento e anche orgoglioso di aver avuto insieme a me questa sera due straordinari compagni di viaggio come Valerio Altobelli e come il professor Claudio Bernardi nel commentare le scene in diretta da Sezze. Io credo che anche voi, come noi, abbiate avuto le stesse emozioni, le stesse intensità e vi auguro di averle vissute in pieno anche a coloro poi che nei prossimi giorni rivedranno le repliche di quanto abbiamo visto e vissuto noi da Sezze durante questa serata straordinaria. Grazie ancora a tutto il gruppo Lazio TV per aver permesso la diretta a reti unificate a livello nazionale e poi in mondo visione. E quindi da Sezze è veramente tutto. Buonanotte e grazie ancora. Buonanotte e buona Pasqua a tutti.